Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Da più parti e con una certa insistenza si sente celebrare il nuovo programma dell'Erasmus. L'Erasmus è a tutti gli effetti una figura centralissima del nuovo capitalismo globalizzato e globalizzante, post-nazionale, flessibile e assoluto. Tale capitalismo, che non è più il vecchio capitalismo nazionalistico novecentesco, ma che è invece il nuovo turbocapitalismo post-nazionale, ha sostituito il servizio militare di leva con la sua variante postmoderna e globalista. Tale è appunto l'Erasmus, la nuova naia postmoderna del tecnocapitalismo planetarizzato. Erasmus è un acronimo che sta letteralmente per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, schema d'azione delle regioni europee per la mobilità degli studenti universitari. La funzione dell'Erasmus, in sostanza, contro le narrative edulcoranti allineate, è di addestrare le nuove leve non più alla postura marziale propria dell'ormai eclissato tempo della nazionalizzazione delle masse. Al contrario, l'Erasmus educa i giovani al nuovo profilo globetrotter ed errante, deterritorializzato e nomadico, proprio del nuovo capitalismo globalista. È quello che proponiamo di chiamare come il nuovo profilo dell'homo instabilis, l'homo cosmopoliticus, proprio dell'evo dell'accumulazione flessibile, ove trionfa non più il capitalismo nazionalista, ma quello cosmopolita. Ove trionfa ancora non più la nazionalizzazione delle masse, bensì la precarizzazione cosmopolita delle masse. Fin dalla sua istituzione, che risale al 1987, l'Erasmus è a tutti gli effetti un progetto di rieducazione globalista. Un progetto che impone alle generazioni più giovani la mobilità globalista, l'espatrio permanente, l'erramento gaudente e lo spaesamento generalizzato come valori di riferimento. L'Erasmus forge e modella l'immaginario dei giovani in senso liberal-libertario, glamour e post-nazionale. Li ortopedizza affinché essi vivano la condanna dell'erranza e della deterritorializzazione come una chance emancipativa, di più come il non plus ultra della libertà. Ancora, l'Erasmus, come nuova leva postmoderna, come naia globalizzata, educa i giovani all'abbandono di ogni radicamento e di ogni appartenenza nazionale. Li educa al divertimento senza frontiere della movida, o più precisamente della vita tutta ridotta a una movida permanente senza prospettiva e senza futuro stabile. Educa i giovani alla narrativa no border del mondialismo e all'integrazione cosmopolita. Da un diverso angolo prospettico, il programma di rieducazione dell'Erasmus inocula nelle nuove generazioni la morale provvisoria del tempo della precarietà universale. Essa è centrata sulle figure dell'erranza, dello sconfinamento, dell'espatrio, della delocalizzazione e di tutte le altre funzioni satellitari della libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Da questo punto di vista non ci stancheremo di ripeterlo. L'Erasmus non è affatto una realtà neutra o emancipativa. In Europa sempre si è viaggiato. Viaggiava Goethe, viaggiava Byron, viaggiavano tutti i grandi esponenti della cultura europea, ben prima che venisse istituito l'Erasmus. L'Erasmus non ha questo come obiettivo, perché questo, cioè il viaggio libero di istruzione e di cultura, è sempre esistito in Europa. L'Erasmus deve essere invece inteso più propriamente come un programma di rieducazione turboglobalista delle masse, private della loro identità e condannate all'erranza cosmopolitica. Senza esagerazioni, l'Erasmus si presenta come la riproposizione sul piano culturale degli stili di vita delle nuove generazioni a cosmomercatismo integrale, della nuova struttura dei flussi finanziari globali in permanente mobilità, deterritorializzati e senza stabilità. Sotto questo profilo, giova ricordarlo, l'Erasmus non ha altro obiettivo se non quello di forgiare i giovani in vista del loro sradicamento, facendo sì che essi, anziché ribellarsi, vivano con ebete euforia le loro catene come se fossero la sola libertà possibile. Radioattività con Diego Fusaro.